Buongiorno carissimi amici di Re dei Re. La meditazione di questa mattina ha come testo introduttivo il Salmo 84 e leggeremo assieme i versetti 11 e 12. La Bibbia dice: perché Dio, il Signore, è sole e scudo, il Signore concederà grazia e gloria. Egli non rifiuterà di fare del bene a quelli che camminano rettamente. Versetto 12. O Signore degli eserciti, beato l'uomo che confida in te. La Bibbia ci dice che il Signore ci illumina e ci dà vita così come fa il sole, e allo stesso tempo ci protegge così come fa uno scudo. La Bibbia ci dice che Dio concede anche grazia e gloria a tutti coloro che confidano in Lui. Dio sicuramente vuole farci comprendere che la fede deve essere la base della nostra esperienza cristiana e che le conseguenze sicure di questa fede si manifestano in grazia e gloria da parte di Dio in nostro favore. La Bibbia ci dice: il Signore concederà grazia e gloria. Egli non rifiuterà di fare del bene a quelli che camminano rettamente. O Signore degli eserciti, beato l'uomo che confida in te. La Bibbia, inoltre, come abbiamo appena letto, accosta la grazia alla gloria, le mette su uno stesso piano e ci fa capire che una senza l'altra non può sussistere. Perciò, quando Dio offre la sua grazia, ci offre anche la sua gloria. Perciò, se da un lato Gesù Cristo perdona i nostri peccati, dall'altro ci insegna ad abbandonarli completamente, riflettendo la gloria del carattere di Dio. La Bibbia, in Tito, infatti, ci mostra qual è la vera grazia, come si manifesta la vera grazia. Leggiamolo in Tito, Tito capitolo 2, e leggeremo i versetti da 11 a 14. La Bibbia dice: infatti, la grazia di Dio, salvifica per tutti gli uomini, si è manifestata e ci insegna a rinunciare all'impietà e alle passioni mondane per vivere in questo mondo moderatamente, giustamente e in modo santo, aspettando la beata speranza e l'apparizione della gloria del nostro grande Dio e Salvatore Gesù Cristo. Egli ha dato se stesso per noi, per riscattarci da ogni iniquità e purificarci un popolo che gli appartenga, zelante nelle buone opere. Che il Signore, cari amici, sia con noi in questa giornata. Che la sua gloria e la sua grazia si riversi su di noi, fino a far risplendere il nostro volto, il volto di ognuno di noi, della sua gloria, così come è successo a Mosè. Che il suo carattere, cari amici, sia pienamente riprodotto in noi e in questo modo coloro che ci sono vicini possano vedere che il nostro Redentore è il vero sole che illumina la nostra vita e che può persino illuminare la loro, se lo accetteranno con fede e confideranno in Lui. Che il Signore sia con tutti noi, carissimi amici di Re dei Re, e che le sue benedizioni ricadano su di noi in questa giornata in modo abbondante.